E siccome di grande cinema vogliamo continuare a parlare, il film è Boccaccio 70. Guardate, ve lo ricordate, però guardate, fa sempre bene guardare il cinema. Chi è? Chi c'è? Non c'è nessuno, Antonio. La paura è fatta di niente. Non c'è nessuno. Ma poi, non può aver paura chi ha la coscienza a posto. Non può aver paura. Fellini, 30 anni senza di lui quest'anno e quanto ci manca, con Laura Delli Colli che è rimasta con noi. Grazie Laura, grazie infinite. Perché vi abbiamo mostrato questo film? Perché vogliamo parlare di chi ha contribuito a rendere grandissimo il nostro cinema, di farlo diventare il cinema più bello al mondo, e sono magari storie che noi non conosciamo. Costanza Previtali è la nipote di Ettore Catalucci e ha scritto questo meraviglioso libro. Grazie di essere con noi, Costanza. L'anarchico della pellicola, Ettore Catalucci e la ricerca perfetta della luce. E qui già prima parlavamo di luce, a proposito di famiglia Delli Colli. Ma c'è un link, sì. C'è Attenzione. Un link, se no Laura non sarebbe rimasta con noi. Allora, Costanza, nipote orgogliosissima. Pronipote ovviamente. Beh sì, certamente, pronipote orgogliosissima che... Sì. Con questo romanzo, ho detto Teseo editore, no? Sì. Non l'ho detto, sì. Chiedo scusa. E raccontare in due parole... Ettore è difficilissimo, perché dice, se no perché Ettore ho scritto un libro? Ettore ha avuto 4, 5, 6 vite. Un personaggio formidabile. Sì, sì, è vero. Da dove partiamo per parlare dell'amore di quest'uomo? Lo vedete così scanzonato, così contento di farsi fotografare e così innamorato del cinema. Ettore Catalucci, classe 1893, quindi nonno della sua mamma. Sì. Giusto, ok. Inventore della sviluppatrice continua per automatizzare lo sviluppo della pellicola e primo in Italia a sviluppare la pellicola a colori, ma a quello arriveremo. Sì. E che questo geniaccio, da dove usciva fuori? Lui si innamorò da bambino della fotografia, perché è rimasto orfano da bambino a 9 anni, dovette mettersi a lavorare e trova il primo lavoro in uno studio fotografico. E si innamorò della fotografia, tant'è che chi lavorava nella SPES doveva prima studiare la fotografia, ma a qualsiasi livello lavorassero, sia che fosse lo sviluppo, sia che fossero i datori di luce, sia che fossero i montatori, dovevano tutti... SPES, sviluppo, pellicola e stampa, stabilimento di Testaccio, tra l'altro sì. Eravamo nel, sì. Cuore, nel cuore di Roma. Abbiamo visto Boccaccio 70, Laura, perché... Beh, perché si arriva a Boccaccio 70 con la sua tecnologia, o se vogliamo sì. Con la sua tecnica, che era artigianato, diventato poi una, proprio una, diciamo uno sviluppo industriale anche di quello che aveva studiato. Tra l'altro lui, se non sbaglio, era stato a studiare, cioè era stato con Filoteo Alberini, che sì, sì. È proprio il primissimo autore, poi era andato anche, diciamo, sulle orme dei Lumière a Lione. Cioè assolutamente, era lui conobbe i Lumière. Cioè, sì, sì, lui lavorò con i Lumière. Cioè, lui ha lavorato con i Lumière. Perché lui lavorava alla Cines di Filoteo sì. Alberini. Però a Roma gli stava stretta, perché era un ambiente ancora troppo provinciale. Lui mirava alla Patea, a queste realtà enormi. E quindi a 18 anni, senza parlare francese, senza certo. Né arte né parte, bussò alla porta partì. Dei Lumière. Sì. Partì per Lione. Partì sì. Per Lione. Allora, con poi la mia bisnonna sedicenne, incinta. Ovviamente, perché se sei uno che cavalca l'onda della vita, la devi cavalcare tutta quanta. Boccaccio 70 è l'uomo che realizza tutto questo, sì, cioè sì. Realizza questa gigantografia
realizza quest'opera l'incubo monumentale che diventa l'incubo sì, del dottor Antonio, Antonio certo. Del povero dottor Antonio, cioè di Peppino De Filippo. Allora, uomo umile e coraggioso, si è appassionato prima alla fotografia, poi al cinema, in un tempo forse in cui Costanza era e Laura non era più facile, perché era tutto difficile, no. Che se ti ammalavi non potevi dire ah, rimango a casa, c'è il dottore che verrà a curarmi, come è giusto dire. Era tutta pionieristica. No, ma poi soprattutto la cosa che mi ha molto colpito è stato proprio che andavano avanti per tentativi, per invenzioni, cioè chi inventava la cosa migliore andava avanti. Cioè non c'era domani sviluppo un film con quel macchinario, sì. Loro dovevano costruire con le loro mani. Cioè era tutto artigianato, e il grande salto che venne fatto grazie alla sviluppatrice continua fu proprio il passaggio da una dimensione artigianale ad una dimensione industriale. Industriale. Quelli che stiamo vedendo, esatto. Che Laura, questa sembrerebbero è la sviluppatrice. Macchinari, sì. No? Di film di altri tempi, in realtà era ciò che stava facendo diventare il cinema moderno. In cui passava la pellicola. Però devo dire che tutto allora era molto artigianale ed era una sperimentazione sì. Continua. Io mi ricordo che insomma le prime calze che giravano per casa, eravamo tre donne a casa con mia madre, io, mia sorella più piccola, non si potevano buttare le calze, certo. Soprattutto quelle di seta se le avevi, perché servivano per fare i velatini che non esistevano di fatto. Quindi no, che in state buttando? In famiglia degli Colli non potevate portare. No, cioè, per dire, le calze così. Servivano a fare i... Certo, perché tagliando quella parte, diciamo, che era sì, sana sì. Che noi non avremmo mai più adoperato, si usava per montare appunto come i cosiddetti Tonino velatini. Degli Colli ovviamente è... Io parlo in questo caso di casa mia, quindi soprattutto certo. L'intimità era casa di era nostra, casa papà, appunto, nella famiglia loro, due cugini a casa di mio padre, sei maschi oltre tre femmine, a casa di Tonino solo una sorella. Tonino quindi viveva molto con questo gruppone che era la grande famiglia. E le calze di seta le prendeva dalla grande... No, dalla... più che altro diciamo che faceva papà queste cose perché naturalmente aveva cominciato con lui. E io mi ricordo questo mitico nome di Catalucci, poi la Spess era rimasta... La Spess insomma... era... Sì, sì. E a parte il nome era meraviglioso, ma era il luogo, no, sì. Costanza? Ed dove era anche un luogo dove questo... Quest'uomo, con il suo baschetto, come l'abbiamo visto nell'immagine, e con estremo coraggio, nascose ai nazifascisti tante persone. Certo. Cioè, ma lui... La usò anche durante la guerra sì, per sì. Proteggere. Sì, sì. Io ho parlato, perché poi le mie ricerche non sono andate avanti... Perché non c'è niente, tra bibliograficamente, di non esiste nulla. Quindi io sono partita dalle fotografie che e poi piano piano mi sono allargata e sono riuscita a parlare con degli ex operai della Spess, tra cui una signora che era figlia di una donna che a sua volta aveva lavorato alla Spess durante la Seconda Guerra Mondiale. E è stata proprio lei a raccontarmi che questa Violetta, la sua mamma, era stata incaricata dal mio bisnonno in persona di occuparsi di quattro ufficiali italiani nascosti in un buco dove tenevano la legna, perché c'era l'occupazione nazifascista e i nazifascisti facevano continue ispezioni dentro la Spess. Quindi questa ragazza certo. Con gambe tremanti li però portava in giro, evitando dove stavano... Ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Se voi parlate di Ettore Catalucci, se voi cercate attraverso questo libro di conoscerlo, conoscerete anche questa realtà. E su questo va fatto, ce lo dobbiamo togliere noi il basco e fare tanto di cappello a quest'uomo, anche se adesso può sembrare un po' tardi. No, non è mai tardi per conoscere chi ha cambiato il corso delle cose. E l'ha cambiato anche per la nostra gioia, per i nostri occhi, perché c'è stato un giorno che noi abbiamo visto Totò a colori. Allora, se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta. Questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto. Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. No, che trombone. Bravo. No, scusate. Sia comodo. No, state comodo. Comodo. Ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, ma le volte, sa? No, per carità. No, trombetta il padre, trombetta il figlio. Beh, a prescindere. Viceversa, mia sorella
fa trombone. Ecco, fa trombone. No, mi avete fatto confondere. No, vi garantisco non fa trombone. Si lasci servire da me e zia Dio, sua sorella. Cosa ne volete sapere voi, no? Io lo so, sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Vabbè, ma mi basti di questo. Ma mia sorella non è mai stata a Cuneo. Ma non vuol dire fa trombone. Ma no, fa trombetta. Glielo dico io, non insisto. Ma che dite voi? Non volete mica conoscere mia sorella meglio di me? Vabbè, vabbè. Vi garantisco che fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Regia di Steno, Totò Colori. Capolavoro, Laura, dai. Capolavoro che pensa, per anni non si è più visto, perché per una questione di diritti, insomma, era un film che è diventato introvabile. Io in quel 52 non ero ancora nata, ma i racconti di quel film sono stati eroici a casa. Perché fino a quel momento, diciamo che anche il rapporto con la luce era fatto di calore. E il termocalorimetro è stata un'invenzione appunto della Spess, quindi di Catalucci, perché sostanzialmente diciamo che loro facevano questa cosa che era una specie di gioco, cioè mettendo le luci, diciamo che prima di guardare gli strumenti la sentivano qua, cioè avevano questa cosa di sentire avvicinandosi magari al bruto, soprattutto, certo, come si chiama, alla tanta luce, esatto, e quindi sentivano come funzionava. Poi lì successe anche una cosa sul set che mise soprattutto Tonino in grande ansia, perché le luci erano molto forti in questo primo film, tra l'altro è un film Ferrania, quindi una cosa tra l'altro epocale, era all'inizio, certo, di Ferrania Color, era proprio la sperimentazione anche di questa pellicola. Prima c'era stato un solo esperimento con l'Agfa, quindi non italiano, e invece in Italia, insomma, questa fu proprio l'esplosione, con Monicelli aiuto regista, tra l'altro. Però Totò aveva problemi agli occhi. Totò aveva una parrucca un po' stopposa, e a un certo punto, mentre giravano, si vide questa parrucca sotto le luci che andava in fumo, usciva il fumo dalla parrucca. Però, e quindi lì a Tonino rimase sempre l'ansia che potesse essere stato troppo il calore, diciamo, rispetto ai problemi che aveva Totò. Naturalmente lui aveva già i suoi problemi, ma fu un attimo di panico per questo fumo. Perché che usciva infatti recitava a un certo punto col ghiaccio sotto la parrucca, perché proprio andavano a fuoco. Allora, voi troverete tutto questo in questo splendido libro, Il cinema è stato più che una professione, la vita stessa di Ettore Catalucci. La Spess ha chiuso i battenti nel 70? Nei primi anni 80, però lui nel 72, diciamo che venne nominato presidente onorario e gli fu levata la direzione della Spess, e da lì si ammalò e morì dopo 5 anni. Perché era proprio la sua vita. Sì. Perché lui era... era la luce, era la fotografia. È stato proprio un calo. Io però posso immediato. Dire che ho un ricordo da ragazzina. Mio padre, che non aveva tempo di fare queste cose, mi diceva ogni anno di rimettergli a posto la rubrica, e quindi io scrivevo riportavo carino. Tutti i numeri del telefono per lui, perché e mi ricordo il numero di Catalucci, mi ricordo che c'era sempre Spess, Catalucci lo scrivevo. Bisogna portarsela a casa in un cestino, Laura Delli Colli. Laura Delli Colli, grazie infinite. Piccoli aneddoti. Però Laura Delli Colli è una donna d'oro che è in Assi d'Argento ed è tutto il nostro cinema italiano. Grazie. Costanza Previtali, mi dispiace, forse non sono riuscita e non siamo sicuramente riusciti a far dire tutto. Bene. Però credo a incuriosire molto però sulla storia è un di un libro pioniere, tutto da sì, assolutamente. Ma anche perché poi c'è anche tutta la sua storia durante la Prima Guerra Mondiale, dove fece appunto il fotografo addetto alle segnalazioni e dove perse tutti i capelli. Perché poi lui era particolare, era questa figura particolare, così ascetica, magro senza capelli, senza sopracciglia, perché per una grande paura. Era passato per quella guerra, sì. Non avrebbe mai dovuto avere una seconda guerra a seguire, ma poi la storia la scrivono purtroppo gli uomini. La storia di cinema invece la scrivono persone come Ettore Catalucci, e Costanza Previtali ne ha scritto un libro meraviglioso, tutto da leggere. Perché? Perché è una storia vera, signori, anche per questo. Grazie Costanza, grazie Laura Delli Colli, grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirci fin qui, al prossimo Ciak. Grazie infinite.